Buongiorno a tutti, sono Angelo Aprile, appartengo alla divisione avionica di Leonardo, che è una divisione transnazionale, quindi io appartengo alla parte italiana, mi occupo di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, in particolare radar. Non ha diritto a sporare. Sì, cercherò di fare del mio meglio. Allora, la presentazione, mi scuso, è un po' densa, quindi cercherò di evidenziare solo i concetti fondamentali per ogni slide. Allora, innanzitutto devo ringraziare i relatori che mi hanno preceduto perché hanno anticipato tutte o quasi tutte i trend di innovazione che stiamo perseguendo in questi anni e chiaramente li esporrò dal punto di vista avionico, dal punto di vista di sensore avionico. La scaletta della mia presentazione è questa, partirò da una brevissima overview di quello che abbiamo in servizio oggi, di quello che oggi è disponibile, da utilizzare sia come riferimento ma anche come sorgente di necessità a cambiare, quindi necessità di perseguire quelle esigenze che sono state evidenziate nelle presentazioni precedenti. Poi introdurrò appunto c'è scritto un nuovo concetto architetturale, diciamo che preferisco dire una soluzione di buon senso alle esigenze operative che poi descriverò, e quindi esporrò le nuove tecnologie che stiamo sviluppando da qualche anno sia per quanto riguarda la parte di antenna e anche come parte di ricevitore digitale, e infine alcune applicazioni possibili anche nell'immediato che utilizzano appunto queste tecnologie. Allora, ecco, queste qui sono due linee di prodotti, due famiglie di prodotti radar della divisione avionica. Di sopra credo che riconoscerete sicuramente i radar della famiglia Seaspray, che è un prodotto della parte britannica, che ha sicuramente il primato, questa famiglia è stata sicuramente la prima a utilizzare e impiegare la tecnologia ESA in campo avionico. Sotto c'è invece quello che abbiamo sviluppato come famiglia di radar avionici in Italia, e il messaggio principale di questa slide è che la parte AESA è stata sviluppata utilizzando la tecnologia che era disponibile negli anni precedenti, quindi principalmente il gas purtroppo di piccola potenza, quindi stiamo parlando di 2, 3, 5 watt di picco per ogni amplificatore, e purtroppo questo comporta una scarsa efficienza in termini di assorbimento necessario per ottenere una certa performance, cioè in sintesi per ottenere una certa potenza media e un certo ERP irradiato. Ecco qui infatti vedete che per confrontare il livello di prestazione di tutti questi sistemi mi sono inventato questo parametro che ho chiamato performance index, che banalmente è la somma in dB dei parametri principali dell'equazione radar, quindi la potenza media, il guadagno d'antenna, le perdite soprattutto a figura di rumore. Mentre invece appunto chiaramente alto assorbimento è un problema in campo avionico, implica necessariamente alto peso, alti costi, anche aumentati ancora dal fatto che i componenti sono componenti custom, quindi non COTS, e che quindi hanno un costo elevato. Mentre invece, pur con soluzioni a scansione meccanica, quindi più tradizionali, invece l'utilizzo del GAN, cosa che abbiamo fatto ampiamente appunto nei radar della famiglia Gabbiano, consente veramente, questo qui è un grosso regalo che la tecnologia ha fatto in particolare ai radaristi, di ottenere efficienze di radiatore molto elevate. Quindi il risultato di questo sono bassi consumi, che implica quindi bassi pesi, bassi costi. Gli ultimi nati, in queste due linee di prodotto sono il radar Osprey, che è un radar a scansione bidimensionale. Bidimensionale in avionico è l'equivalente di tridimensionale dei radar terrestri navali, quindi bidimensionale per noi vuol dire fully populated, quindi capacità di scansione in tutte le due dimensioni, azimuth ed elevation. Quindi il radar Osprey è il primo
diciamo così, rappresenta lo stato dell'arte per quello che è il trend verso un'architettura, come dire, a pannelli, ok? Anche qui ancora purtroppo la tecnologia utilizzata è gas e potete vedere lì dai valori le alte potenze di assorbimento richieste per ottenere poi alla fine, insomma, delle performance non altissime. Mentre invece in basso abbiamo l'ultimo nato nella famiglia dei radar gabbiani, che lo chiamiamo ultralight perché, pensate, è un oggettino di soli 23 kg, 24, che ottiene delle prestazioni veramente notevoli che mostrerò nelle slide successive. Quindi in campo avionico peso e assorbimento sono fattori fondamentali e questa caratteristica dei radar gabbiano gli hanno consentito di essere installato, di essere messo in servizio a bordo di un numero veramente vario di piattaforme, ma in particolare UAV, cioè nell'UAV il troppo peso, il troppo assorbimento semplicemente impedisce l'installazione del sensore a bordo del velivolo. Un altro diciamo prodotto di prossima annuncio al mercato è però lo farò vedere nella slide successiva. Questo, ecco, come anticipavo prima, è un'idea delle prestazioni ottenibili con un piccolo radarino da 23 kg che nella figura è montato a bordo dell'Iro, che è un unmanned sempre di Leonardo, è un elicottero di collo verticale col quale quindi il radar che abbiamo installato in quella piccola piattaforma, l'anno prossimo faremo ampia dimostrazione di tutto quello che si può ottenere con una piattaforma piccola di questo tipo. Prossimo prodotto che verrà annunciato a breve sul mercato è un sistema che è un sistema unificato radar e guerra elettronica. Sinteticamente, diciamo così, il sistema è, diciamo, descriverlo nel dettaglio è molto complicato, però banalmente ci sono tre famiglie di modi operativi di questo sistema. Uno banale, è chiaro che i due mondi possono essere utilizzati ognuno per conto suo come se fossero due sensori separati, ma la parte interessante è quella che noi chiamiamo di interoperability, dove appunto i due sensori lavorano insieme in simultanea aiutandosi, diciamo, nel senso che l'operatore ha la possibilità di dare priorità alla funzione missione del radar piuttosto che della parte di guerra elettronica, e questa priorità garantisce che le performance non vengono degradate su quel sensore a cui è stata data la priorità, e l'altro sensore aiuta, e addirittura questo, diciamo così, questo può anche essere fatto in maniera automatica. La parte più interessante e anche più complicata è quella che noi chiamiamo di cooperability, cioè in cui i due sensori condividono, usano lo stesso timing per fare il loro lavoro in simultanea, quindi per fare modi combinati in mutual assistance, ma la cosa poi più interessante è anche quella in cui la parte di guerra elettronica sfrutta le risorse del radar per fare il suo lavoro, aumentando, grazie all'alto guadagno dell'antenna del radar e all'alta potenza media del trasmettitore del radar, la sua capacità di jamming o di ESM. Allora, ma questo è quello che esiste, quello che sta entrando in servizio, e veniamo adesso agli sviluppi che abbiamo in corso. Sviluppi che, come indicato qui, sono principalmente stimolati dall'applicazione UAV UCAV, perché è proprio su questa piattaforma che ci sono i requisiti più stringenti e, come dicevo prima, di installabilità, cioè di pesi che devono essere bassi, di consumi che devono essere bassi anche loro, di prestazioni che però devono essere alte, che non sempre si possono raggiungere consumando poco, pesando poco. Ma ecco che però, quindi, questo non deve far pensare che la tecnologia che stiamo sviluppando è focalizzata solo a questa applicazione. Chiaramente è applicabile a qualunque tipo di piattaforma volante, dalla fissa o alla mobile, e anche, perché no, anche ad applicazioni terrestri, come vedremo. Principalmente, quindi, quali sono le maggiori necessità di sviluppo? Sicuramente è stato detto più volte, anche nelle presentazioni precedenti, assolutamente maggiore integrazione fra i sensori, ok? Quindi questo dal punto di vista del radar, o comunque dal punto di vista di un sensore RF in genere, vuol dire larga banda,
poter possibilmente condividere le aperture fra le varie esigenze RF, e quindi ecco un'apertura, un'antenna che può essere usata sia per fare il radar ma anche per la guerra elettronica e altre funzioni come comunicazione di data link. Multifunzionalità, anche questo è stato ripetuto molte volte, e tutto questo serve a a dotare la piattaforma di una maggiore situational awareness, no? Per ridurre, come, perché questo è il principale problema in campo avionico, i pesi e i consumi. Altra esigenza, anche questa è stata citata più volte, diventa veramente importantissima, soprattutto per le applicazioni UAV e UCAV, che sono piattaforme che non hanno una grande manovrabilità, quindi se capita che vengano scoperte sono a rischio, nel senso che possono essere facilmente abbattute. Quindi non farsi scoprire, non farsi liberare, cioè avere, come si dice, una low probability of intercept è fondamentale. Quindi questo può essere ottenuto, per esempio, cercando di progettare un sistema con basso ERP, cioè con bassa potenza radiata, ancora una volta larga banda per distribuire l'energia trasmessa su una banda tanto più larga possibile. Altro, e questo è un aspetto specifico delle applicazioni avioniche, si vuole anche avere basso impatto sull'aerodinamica per diversi motivi, perché appunto UAV o UCAV, ma qualunque cosa che vola, ha bisogno di essere ovviamente aerodinamica, e quindi protrusioni danno fastidio, creano attrito, riducano l'endurance, fanno consumare più carburante, e quindi ecco che questo può essere ottenuto sicuramente tramite tecnologie di antenne a scansione elettronica che possibilmente siano realizzate in pannelli di basso spessore e addirittura magari in un futuro, forse speriamo non troppo lontano, anche in maniera conforme. Altro aspetto, l'ho citato più volte, non lo ripeto, quindi bassi pesi consumi ma anche alte prestazioni e sicuramente basso costo, cioè diciamo che l'obiettivo delle tecnologie che stiamo sviluppando, che adesso vi presenterò nelle prossime slide, è quello di tentare di arrivare a riduzioni di costi di almeno 30, ma forse anche il 50% rispetto alla tecnologia AESA tradizionale oggi disponibile. Introduco qui appunto non un nuovo concetto, ma come detto prima una risposta di buon senso a tutte le necessità, le esigenze che ho elencato nella slide precedente, e si tratta di un concetto architetturale ad aperture distribuite. Se ci immaginiamo la piattaforma UCA, ecco, questi pannelli si possono pensare distribuiti sulla superficie della piattaforma, in cui tentiamo di appunto fondere, di fare più cose, più servizi RF, quindi non solo radar ma anche guerra elettronica, comunicazioni e data link, e appunto un'architettura di antenne distribuite e condivise. Questa è una figura che illustra il concetto. A fare il radar principalmente sono una piccola antenna trasmittente, quella che vedete in alto a sinistra, solo trasmittente, ok? E piccola e solo trasmittente perché? Perché intanto questo ci consente di ottenere due, tre obiettivi in un colpo solo, che sono sicuramente quello di ridurre i costi, perché come è noto sistemi AESA, il costo dei sistemi AESA è dominato dal numero di TRM, ok? E quindi utilizzare pochi TRM vuol dire ottenere un sistema poco costoso. Ma soprattutto per soddisfare l'esigenza di low probability of intercept che citavamo prima, cioè una piccola antenna ha un piccolo guadagno e quindi ha una bassa, intrinsecamente una bassa detettabilità. Anche i problemi di cooling, perché sono last but not the least, possono essere controllati meglio, no? Se la parte attiva, quella che dissipa maggiormente, è concentrata in un piccolo spazio. La parte invece di antenna ricevente solo RX, quindi passiva, cioè non trasmittente, deve essere invece quanto più larga possibile, quanto più larga la piattaforma consente di avere, perché chiaramente dobbiamo recuperare la performance che abbiamo perso in trasmissione, quindi bisogna recuperarla in ricezione.
L'antenna ricevente deve essere necessariamente a multicanale per poter operare, come indicato, in modalità multi-beam on receive, cioè visto che in trasmissione l'energia è sparpagliata in un settore ampio generato dalla piccola antenna, per non sprecare niente, per recuperare tutto di quello che è stato illuminato in trasmissione, si realizzano tramite la multicanalità digital beamforming, quindi tanti simultanei fasci in ricezione che vanno a guardare in tutte le direzioni illuminate dalla piccola antenna trasmittente. Questo per coprire, diciamo, la funzione principale di radar primario, di sorveglianza, tracking e tutte le modalità operative che servono. A supporto di questa, ma non obbligatoria, c'è una piccola antenna circa delle stesse dimensioni, TX-RX, cioè completa, è un radar autonomo a parte che opera in maniera appunto autonoma, non sincronizzata rispetto alla coppia precedente. Questa seconda antenna può essere utilizzata per svolgere una funzione ausiliaria simultanea rispetto a quella ottenuta con le altre due antenne, che può essere o di radar, un secondo modo radar che funziona in simultanea, o anche di altre operazioni RF tipo jamming, comunicazioni, data link. Ecco, devo dire che nel analizzare, nello studiare questo sistema, siamo aiutati dall'università, in particolare dall'Università di Roma, di Trento e di Cassino, per studiare tutti gli algoritmi che fanno funzionare questo sistema. Questa è la nostra roadmap di sviluppo, che salto, diciamo che appunto abbiamo iniziato 2-3 anni fa questo progetto, e l'altro concetto importante che porta a una riduzione dei costi e a ridurre le influenze, le limitazioni ITAR, è quello che noi chiamiamo questa tecnologia PAA, che vuol dire PCB Active Array, in cui le AESA vengono realizzate comprando dei componenti COPS e montando i componenti paccheggiati, ovviamente, banalmente su delle PCB. Qui avete un esempio, è un piccolo dimostratore tecnologico che abbiamo ottenuto l'anno scorso e che utilizzeremo come dimostratore per le applicazioni Detect and Avoid, che vedremo anche dopo. Ecco, tecnologia, diciamo, siccome la parte più difficile è quella di TX-RX, qui abbiamo sviluppato un sistema, non voglio dire nuovo, ma sicuramente diverso per ottenere le AESA, e quindi in particolare, sempre in tecnologia PAA, quindi componenti paccheggiati, COTS, da montare su delle PCB, che poi chi vuole, poi io ho una stampa 3D di quello che è il modulo base col quale viene realizzata una qualsiasi antenna, quindi questo non funziona. Vabbè, questo, quello è evidenziato in giallo, io ho una stampa 3D, poi chi è interessato lo può guardare un po' più da vicino. E quindi questa è una soluzione che ci consente, c'è ampia flessibilità per realizzare antenne di ogni dimensione, con diverse prestazioni e per diverse applicazioni. Vado oltre, ecco, passando alla parte digitale, qui diciamo che la tecnologia ci sta fornendo un altro grande regalo, quindi già oggi sono disponibili, è possibile digitalizzare la banda X, cioè avere dei componenti che digitalizzano direttamente la banda X. Quindi qui vedete un esempio di un ricevitore processatore che si può realizzare con blocchetti, con quattro blocchetti formato 3U, cioè 10 cm x 16 cm ognuno, che consente di, appunto, di realizzare un ricevitore, accettatore, processatore che, attaccato a un pannello, piccolo e grande che sia, che abbiamo visto prima, consente di ottenere un radar completo. Come questo, piccolino, qui vedete anche i pesi, no? Ottenibili, diciamo, questi sistemi hanno, e quindi un piccolo pannello con il piccolo Codrex, l'abbiamo chiamato così, consente di ottenere sistemi idonei per applicazioni di detect and avoid, ma anche questo piccolo radarino può essere impiegato per applicazioni di terrain following, e anche, perché no, questa è un'esigenza operativa anche importante, per svolgere funzioni di anti-micro APR anche da terra.
Un'altra applicazione importante, quindi questo radar completo è fatto da un pannello e dal piccolo codex messo dietro, verrà utilizzato in cooperazione con il reparto sperimentale volo di Pratica di Mare per realizzare questa multisensore, cioè ottenuto tramite un pod che contiene parte elettronica, parte infrarossa, al quale verrà messo questo pannello radar sul fianco per avere tutti e tre i sensori, e questa è sicuramente una novità assoluta, tutti e tre i sensori disponibili su quel pod per poter fare un sacco di cose, non solo targeting, sorveglianza, le applicazioni che vedete lì, ma soprattutto multisensing, cross-sensor, queuing, ed è un asset che può essere anche utilizzato per simulare scenari, qualsivoglia scenari di esigenza operativa. Ecco, lo stesso pannello, duplicato 3 o 4 volte, può appunto in un'applicazione UCAV ottenere la multifunzionalità, la multisensorialità, come vedete indicato dall'animazione. Arrivo alle conclusioni, quindi spero di stare nei tempi. Diciamo che come è stato presentato, il tecnologico in campo avionico va verso sistemi radar che abbiano un rapporto sempre migliore costo-efficace, quindi il concetto di antenne distribuite listato prima, e con una maggiore, sempre maggiore integrazione tra sensori RF e non, come abbiamo visto. Okay. Ecco, diciamo, l'utilizzo di componenti COTS fa sì che queste tecnologie, che vengono anche sviluppate in un contesto di applicazione militare, risultino, come abbiamo visto, vedi il detect and avoid, vedi l'anti-micro APR, possono essere riutilizzate anche per applicazioni non solo militari ma anche civili, quindi il concetto di dual use. E tutto ciò, in estrema sintesi, è facilitato, come è stato anche enfatizzato in presentazioni precedenti, dal pieno sfruttamento della tecnologia GAN e anche dalla possibilità oggi reale di realizzare una digitalizzazione diretta dei segnali RF. Vi ringrazio, se avete qualche domanda.